channel. My name is Ioana and I am an interpreter, and I'm creating this bilingual target language proficiency test, English Italian, for you guys, where I am giving you medical terminology for medical bilingual target language proficiency test. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale di YouTube, benvenuti sulla pagina di Mirror Interpretation Todorova. Grazie che siete pochi, però comunque lo so che mi seguite in Perù, in Messico, in Italia, e Guatemala e anche Costa Rica. Quindi grazie ragazzi che siete qui. Lo so che questo non è spagnolo, però se parlate italiano magari questo video vi possa essere utile. Rimanete qui, stiamo per ripassare la terminologia medica per l'esame di interprete medico qui in Stati Uniti. Parleremo inglese e italiano. Per favore, rimanete qui. So guys, we are ready to start with our medical terminology test, and the first word is induced labor, che sarebbe il parto indotto o sarebbe il parto provocato anche, no? A volte si provoca con le medicine, molto spesso medicine chimiche, o a volte si fa il parto cesareo, comunque parto provocato, indossato. Questa è una parola che mi è successa a uno dei miei esami, non mi ricordo quale lingua, io sapevo, però mi sa che era in russo. Io lo so cosa vuol dire, però non ce l'ha fatto a rispondere. Birth or birth control. Birth e parto. Birth control, che sarebbero le pillole contro gravidanza o contraccettici, come volete, così lo chiamate. Le pillole contro la gravidanza. Generic drug, una medicina generica o un medicinale senza marchio. Generic drug. Questa è una cosa che qua si usa molto. In Stati Uniti, non, cioè in Italia, non così tanto, ecco. Hiccup, quando uno singhiozza. Singhiozza. Allora, mi sono ricordata Caesar. Caesar vuol dire starnutire. Starnutire, Caesar. Hiccup e singhiozzare, quando fai questo è singhiozzo. E questa è una parola molto specifica, ragazzi, e succede all'esame, ve lo giuro. Io l'ho fatto l'esame in 5 lingue diverse, ogni volta sono diverse terminologie, però queste sono le parole specifiche. Large intestine, intestino grasso si dice, o intestino piccolo. Però comunque sarebbe l'intestino in italiano. Knee, ginocchio. Knee, se si scrive con KN e si pronuncia knee, ginocchio. Liver vuol dire il fegato. Liver e lung sono due parole che io spesso faccio gli sbagli. Allora, liver e fegato. Lungs sono i polmoni, non vi so dire, però ogni volta che sento una penso all'altra. Ecco, ce l'ho poi lungs, che sarebbero i polmoni. Midwife, ostetrica. Nurse, infermiera. Ward, oh mio Dio, questa parola proprio non me la ricordo, ma non mi viene neanche in mente che cosa vuol dire questo in inglese. So if you guys watching these videos, I'm making this exercise here, I can show you that they're only in English, so you don't think that I'm fantasizing. I'm just doing this exercise with you. Wart, if I don't remember wrong, I believe that the wart is this kind of a wounds that are created on the skin, a dry kind of type of skin, and they are not like healing, non-healing wounds. Allora in italiano sarebbe una ferita, se vogliamo, però penso che c'è una parola più specifica. If you guys speak Italian, write this word below, that would be very useful for all of us. Wheezing vuol dire quando una persona non proprio russa, ma fa questo rumore mentre respira, quando fa
Per esempio, le persone che hanno l'asma molto spesso quando respirano o hanno fatica a respirare normalmente fanno questo rumore che in inglese si chiama wheezing. Visto che adesso non mi viene la parola perché sono abbastanza stanca, perché sono le 4 del pomeriggio, lavoro dalle 5, poi ho studiato per un esame simultaneo e adesso sono qui e poi questo esame è in un'altra lingua, non in italiano. Quindi wheezing è il rumore quando una persona respira, però non è russore, non è quando russi, perché snoring è quando una persona russa, wheezing è questo rumore quando uno respira, no? Un rumore di fatica. X-ray, che sarebbe raggi X-ray. Temperatura o la febbre? Temperature or fever? Febbre o la temperatura alta? Kidney failure. Fallimento dei reni. Fallimento dei reni. Airway obstruction. Si vede che sono stanca. Questo sarebbe l'ultimo video che faccio oggi e mi fermo. Allora, questa sarebbe ostruzione respiratoria o qualche chiusura delle vie respiratorie o fatica a respirare. Obstruction sarebbe ostacolo a respirare letteralmente, no? COPD, l'abbiamo detto, ostetrica polmonare, malattia ai polmoni, o che sarebbe cronica, che sarebbe cronica, ostetrica. Sarebbe costante, polmonari dei polmoni, disease, malattia. Eye diversion, non so che cosa vuol dire questo. Eye vuol dire occhi, diversion vuol dire, ah no, questo è quando guardi quando una persona non riesce a guardare dritto, ma con un occhio guarda a destra, con l'altro a sinistra. Questa è una malattia agli occhi che ha un nome specifico, che adesso non mi viene in mente, sinceramente, questa è una parola rarissima, difficile. Più spesso incontrate myopia, che sarebbe la miopia, quando lavorate. Sonogramma o ultrasuono in italiano. Shoulders sarebbe le spalle, shoulder blades tra le spalle. Toe, il mignolo, il dito del piede, no? Tetanus e tetano. Sedativo, antidolorifico, o possa essere anche un anestetico, no? Antibiotico, vomitare, itching skin, la pelle che ti prurisce, che l'hai prurito della pelle, shortness of breath, che ti manca il fiato, che non riesci a respirare, and heartburn or acid reflex sarebbe la bruciore nella gola, bruciore, insomma, riflesso acido o cielo acidità, come si dice in italiano. Vi ringrazio, ragazzi, che siete qui, vi ringrazio, che avete assistito questo mio video, questa mia esercitazione inglese italiana per il medico, per l'esame medico. Come potete vedere, io 99% di queste parole già conosco. E come riesco a richiamarli così, magari con poche eccezioni, anche voi dovete saperli per passare questo esame senza essere chissà quanto stressati. Vi ringrazio per essere stati qui, vi auguro buona giornata. Thank you guys for being here. As you can see, I can recall these words at least 99% of them between English and Italian. And this is how you're gonna be ready for your bilingual target language proficiency test. Thank you for being here. Please do subscribe and write me a comment below and have a good day. Bye bye.